L'emergenza abitativa è un tema caldo. A Terni si è passati però dall'iniziativa di settembre scorso, nella quale l'amministrazione comunale si adoperò, ad esempio, nel trovare una sistemazione per il clochard sotto Ponte Carrara. Pochi giorni in un'abitazione che peraltro era del comune, gestita da un'associazione benefica del territorio. Poi ci fu il bando per l'emergenza abitativa, sono stati reperiti 7 alloggi, se ne potrà assegnare solo uno, se ne potrà assegnare solo uno perché non sono state messe a budget nel bilancio del Comune di Terni le risorse per stipulare la convenzione con ATER per gli altri 6. Quindi ad oggi le iniziative che vengono prese estemporaneamente, come le iniziative di non coordinarsi con ATER e con la Regione, evidentemente non producono propaganda elettorale e fatti zero. Edilizia residenziale pubblica, per la regione cosa sta sbagliando l'amministrazione comunale? Si è chiusa totalmente in un bunker, non viene alle riunioni. Abbiamo cambiato sistematicamente date per i vari incontri. All'ultimo incontro che abbiamo organizzato, preciso, no, dove? Non a Perugia, ma a Terni, sede della regione a Terni, hanno mandato il direttore generale e un dirigente e un funzionario, con il quale abbiamo esaminato tutti i punti per portarli definitivamente a soluzione. La Regione ha chiesto ad ATER assolutamente e vuole portare a soluzione tutti i problemi, perché altrimenti saranno motivo di discussione e andrà sempre a danno degli inquilini. Non possiamo andare avanti in questo modo. Chiedo come mai sono 2 mesi che gira quel verbale, 1 mese e mezzo, e ancora non ce l'hanno rimandato, firmato. Perché hanno paura, hanno perché affrontare i problemi comporta per il comune tutta una serie di responsabilità di cui si sono voluti lavare le mani fino ad oggi. Primo, la riacquisizione di tutte le aree pubbliche. Sono pubbliche, non sono di ATER. Il taglio dell'erba delle aree verdi condominiali, per legge, è degli inquilini, devono provvedere gli amministratori, non può essere ATER. E poi soprattutto la demagogia gravissima, per cui gli assessori che hanno la responsabilità del welfare, invece di mandare gli assistenti sociali presso quelle famiglie che hanno problemi esistenziali, non possono pretendere che ATER vada a disotturare i lavandini o fare sedute di psicoterapia. Compete al comune questo. Ci vuole buona volontà, serietà, competenza, professionalità e voglia di risolvere i problemi. Li abbiamo risolti con tutti, li abbiamo risolti con i sindacati, con la CGIL, con cui abbiamo i buoni rapporti perché c'è il rispetto reciproco e, come hanno dichiarato prima i sindacati, abbiamo risolto tutti i problemi che abbiamo affrontato. Incredibile che da quando c'è questa amministrazione solo stracci volano contro chi, contro cosa e per quale ragione. Lo ha dichiarato il vice sindaco, perché vuol farsi lui la propria campagna elettorale personale per le proprie regionali, per la propria elezione sulla pelle delle famiglie che hanno bisogno. E questa è una cosa veramente scandalosa. I sindacati hanno chiesto anche l'istituzione di un tavolo di Sì. confronto. Il tavolo con la Regione c'è sempre stato. Mi sono visto decine di volte con i nostri tecnici, con ATER, con i sindacati e abbiamo risolto tutti i problemi. Quello relativo alla morosità colpevole e incolpevole, quello relativo alla definizione dei nuovi canoni di tutti gli alloggi ATER, quello relativo agli interventi per migliorare il numero degli alloggi da mettere a disposizione. Tanto per essere chiari, non ho parlato prima, in centro c'era un immobile che da 30 anni era abbandonato, finalmente sono riuscito a trovare via San Nicandro. Sono trovato dopo 30 anni i fondi per ristrutturarlo e mettere ulteriori appartamenti a disposizione del comune. L'ATER, la regione, non ha interesse a patrimonializzare se stessa. San Valentino sono 30, oltre 30 appartamenti che
che noi, pagando con soldi della regione, andiamo a mettere a disposizione e proprietà del comune. Solo che il comune non può continuare in questo modo, dicendo una cosa al giorno dopo un'altra ancora, in una confusione totale, per cui poi alla fine chi ci rimette sono i cittadini, che non sanno più dove sbattere la testa. Non è corretto, non è serio, e come tutti gli altri problemi sollevati nel corso di questi mesi, il TPL, il Frecciarossa, le multe all'ATRA, tutte sciocchezze finite nel nulla. Io credo che sia bene che il sindaco, invece di andare in giro per l'Italia col camper, con l'altro vicino che canta le canzoncine senza mettersi neanche la cintura di sicurezza, sarebbe molto meglio che stia qua a Terni a risolvere i problemi e partecipare ai tavoli anche con i sindacati, perché io sono convinto che con un po' di buona volontà da qui a un mese può cambiare totalmente la situazione. Si devono mettere in testa che devono essere persone serie, cosa che non lo sono state fino ad oggi. Basta fuoco sull'Ader. Sì, basta fuoco, perché siamo in una situazione in cui mancano le casse dell'Ader per effetto della crisi economica, circa 1 milione di canoni di affitto annui da parte degli inquilini. In tutto ciò gli stessi inquilini morosi, non potendo pagare il condominio, gli amministratori di condominio stessi chiamano in causa Ader, che deve quindi supplire al pagamento delle quote condominiali dei condomini. Quindi, oltre a non incassare i soldi, ci troviamo di fronte anche a degli esborsi per far fronte alle spese condominiali. In tutto ciò Ader si trova oggetto di un continuo fuoco di cannoneggiamento mai registrato, a mio modo di vedere in modo del tutto ingiustificato. Quali sono le cose che non, le responsabilità che non si prende il comune rispetto a determinate situazioni che avvengono nell'edilizia residenziale? Ma più che responsabilità ci vengono addossate delle responsabilità che non sono le nostre. L'ordinaria manutenzione è in capo agli inquilini. Se un inquilino ha il bagno attappato, deve chiamare l'idraulico e provvedere alla disostruzione. Non può continuamente chiamare Ader per cose che non sono di sua competenza. I costi, lo dice il codice civile, lo dice la legge stessa, l'ordinaria manutenzione è in capo ai condomini, la straordinaria manutenzione è in capo ad Ader. Tra l'altro, con un piano ben programmato, ogni volta che Ader, prima di riassegnare un appartamento, si procede sempre alla manutenzione straordinaria, per cui l'inquilino cui viene affittata la casa entra ed ha impianti a norma, sia idrici, gas e elettrici, per cui non risulta necessario nel breve medio periodo fare ulteriori interventi manutentivi. Sono gli annoni soddisfatti di quanto avete ascoltato oggi in conferenza stampa? Soddisfatti? Io credo che quello che ha detto l'assessore abbia una parte di verità rispetto ai problemi che bisogna affrontare. Cosa che mi ha dato fastidio è che si è tentato anche qui, rispetto alle polemiche che si sono fatte tra comune, Ater e regione, di mettere in mezzo anche i sindacati. Noi su sta storia non vogliamo essere strumentalizzati da nessuno. Noi abbiamo posto 3 problemi che sono l'emergenza abitativa, la mobilità e la questione della manutenzione degli appartamenti vuoti. Perché se non si mettono a posto questi appartamenti, al di fuori di quello che ha detto l'assessore, 300, 200, perché gli altri sono piccoli, grossi, vabbè, poi tecnicamente si vedrà, è che qualcuno deve mettere i soldi per mettere a posto questi appartamenti. Noi all'assessore gli chiederemmo in queste riunioni che, siccome l'ADA i soldi non ce l'ha, e l'ha detto anche lui, che metta nel bilancio regionale, ci vuole 1 anno, 2 anni, 3 anni, nel bilancio regionale mettesse i soldi per fare queste cose, perché se no non si può fare né mobilità e tanto meno emergenza, perché l'appartamento se lo rimette a posto non c'è sempre. È semplice, è stato tutto lì il problema. Allora, vogliamo fare una bella cosa, facciamo un tavolino di trattativa con la regione, Ader, sindacati e comune. Lì dobbiamo discutere. E noi fa polemiche, se si fanno polemiche in questa maniera, se sono solo polemiche, i problemi restano, non vengono mai affrontati. E questo noi non lo permetteremo comunque, come sindacati.